Siamo alla tenuta di Polline sul lago di Bracciano. Come potete vedere, alle mie spalle ci sono due cicogne nere che sono state affidate al Bioparco di Roma nel 2006 e che verranno oggi rilasciate al Parco Naturale Regionale di Bracciano. Sono in compagnia del direttore scientifico del Bioparco di Roma, il dottor Fulvio Fraticelli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Direttore, come mai si è deciso di fare questo progetto sulle cicogne nere qui nel Lazio? Ma più che un progetto è un dovere. Un animale che è stato rubato alla natura, questi sono dei veri e propri furti di natura, sono animali che sono sottratti illegalmente a un ambiente naturale e il fatto di poterli riportare in natura è, oltre che un'azione biologicamente idonea, un'azione eticamente corretta. Sono degli animali che devono vivere liberi, sono degli animali che incontreranno sicuramente tutte le difficoltà, tutti i pericoli di una vita in natura, che vivere dentro una voliera non gli avrebbe risparmiato, però sono gli animali che l'evoluzione ha creato per essere a rischio della protezione della volpe, di provare la fame, di provare la sete, ma anche di essere dei predatori di pesci, di rane, di bisce, e quindi devono svolgere un ruolo ecologico. Questo è il fine di questa liberazione. Lei ha usato il verbo sottratto, ci può spiegare un pochino la storia di queste cicogne? Questi animali sono stati confiscati dal Corpo Forestale dello Stato a una persona che li aveva importati illegalmente nel nostro paese, provenienti dalla Turchia. Anche in questo paese e anche in Turchia era stato un atto illegale che aveva portato alla cattura di questi animali. E grazie appunto all'intervento del Corpo Forestale sono state salvate questi animali e una grande quantità di altri individui che sono già stati indirizzati in progetti di conservazione o direttamente alla liberazione. Le cicogne nere sono differenti da quelle bianche? Sono più rare o sono uguali? Sono sicuramente meno abbondanti delle cicogne bianche, sono degli animali con un'ecologia diversa, la cicogna bianca è un animale di ambiente aperto, la cicogna nera invece preferisce gli ambienti boscosi con dei corsi d'acqua. La zona qui intorno a Bracciano presenta delle condizioni buone per questi individui, tanto che a pochi chilometri da qua, in una zona che non dirò assolutamente perché deve restare segreta, ci sta un individuo di cicogna nera che da anni sta girando e disperatamente cerca di trovare un partner per costruire il nido. È per questo motivo che si è scelto il lago di Bracciano per restituirle così alla loro vita naturale? Ma certamente anche per questo, ma anche per la disponibilità che abbiamo trovato qua sul posto, sia da parte della struttura che protegge questo ambiente meraviglioso, sia dalla proprietà della zona che ha controllato e che vigilerà che non succederà niente a questi animali. Da quanti anni sono al Bioparco di Roma? Purtroppo da troppi, perché nel 2006 è venuto il sequestro e soltanto adesso siamo riusciti a ottenere nei tempi giusti il permesso dal magistrato per il rilascio in natura. Quanti anni hanno queste cicogne? Non lo so assolutamente, nel 2006 quando sono arrivate erano già degli animali adulti, suppongo che avessero intorno ai 2-3 anni, quindi sono più o meno animali di mezza età, diciamo intorno ai 40-50 anni se portate all'età umana. Le volevo anche chiedere, il loro sesso, sono maschio e femmine, due femmine? Sono un maschio e una femmina, lo sappiamo sia perché si può vedere dalle dimensioni del becco, sia perché hanno provato diverse volte a nidificare al bioparco, ma le condizioni di una voliera non sono certamente quelle di un ambiente naturale. Come avverrà il loro rilascio? Decideranno loro quello che faranno. Abbiamo fatto questa scelta di creare un recinto di fronte a questa piccola voliera dove hanno passato questi ultimi giorni, in modo che in questo recinto potranno guardarsi intorno, potranno decidere qual è il momento migliore e la direzione migliore in cui spiccare il volo. E verranno monitorate con una radio satellitare che hanno montato sulla Siena. È una radio che permetterà attraverso punti satelliti di avere una precisione di pochi metri per sapere in tempo reale la loro posizione. Quanto pesa questa radio satellitare? Sarà insomma un oggetto che loro sentiranno sul loro corpo? Assolutamente no, queste radio devono pesare meno di un decimo del peso corporeo degli animali, tenendo presente che negli uccelli c'è una variazione di peso nel corso dell'anno che può essere anche del 40-50%, quindi un 10% in più è assolutamente insignificante. Dove si trovano le cicogne nere di solito qui in Italia? Dove le possiamo trovare? Le prime nidificazioni di cicogna nera in Italia sono avvenute una decina d'anni fa in Piemonte, poi si è scoperto che erano presenti alcune copie, ma pochissime, stiamo parlando di poche unità, in Basilicata, in Calabria, quest'anno hanno nidificato anche in Puglia e in Campania, quindi una specie che sta in espansione e che ci auguriamo che queste due possano contribuire a questa espansione. Ce ne sono altre nel bioparco? No, queste sono le uniche due che erano presenti al bioparco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei, in bocca al lupo alle cicogne. Sono in compagnia del dottor Guido Baldi, coordinatore qui del parco, il quale ci spiegherà quali sono le sue funzioni, quindi del guardiaparco, e anche che cosa si fa qui in questo parco. Allora, il parco
Bracciano Martignano è uno dei parchi più giovani istituiti qui dalla Regione Lazio, è un parco istituito nel 99 e tutela 17.000 ettari di territorio, in particolare il comprensorio del lago di Bracciano e del lago di Martignano, due specchi d'acqua molto, molto importanti da tutelare, perché sono anche il lago di Bracciano una riserva idrica per tutta la popolazione di Roma ed è un territorio con acque particolarmente pulite e particolarmente integre, ricca di una grande fauna ittica e anche una grande fauna ornitologica, soprattutto di uccelli che vengono qui a svernare soprattutto durante l'inverno. Poi abbiamo anche un territorio boscato di enorme valore, come tutto il comprensorio che parte dalla cima di Rocca Romana fino a tutte le colline di Monteraschio, le faggete di Oriolo e Bassano Romano. Quali sono le funzioni del guardiaparco? Allora, noi il servizio guardiaparco è composto da 15 guardiaparco che hanno funzioni di vigilanza e di tutela del territorio, quindi interveniamo sia su problemi quali l'abusivismo edilizio, l'abbandono di rifiuti, campeggio abusivo, bracconaggio, quindi sono compiti di vigilanza, ma non solo, perché poi collaboriamo anche con progetti di ricerca scientifica o di rintroduzione di animali e di recupero di animali come questo sulla cicogna nera, e facciamo anche tantissime attività di promozione turistica e educazione ambientale con i ragazzi delle scuole. Oggi infatti siamo qui per la liberazione di due cicogne nere. Perché si è scelto proprio questo parco per liberarle? Allora, è stato scelto questo parco perché nelle vicinanze del nostro parco è la più recente tentativo di nidificazione della cicogna nera nel Lazio, che è avvenuto nel 2004, qui nella zona dei Monti della Tolfa, in particolare nella zona di Blera. Le cicogne nere, quelle selvatiche, hanno tentato di riprodursi, purtroppo evidentemente hanno avuto dei problemi perché dopo la costruzione del nido il primo anno non sono riuscite a portarla a buon fine, adesso solo un individuo continua a migrare dall'Africa e tornare qui tutti gli anni e ovviamente il liberare queste due che erano detenute dal bioparco perché sequestrate a un commerciante significa tentare un'operazione di restocking, ci si chiama, cioè di aumentare la popolazione in questa zona per vedere se tornano a riprodursi. In particolare noi le abbiamo dotate di un sistema di radio tracking satellitare che permetterà di seguirle nei loro spostamenti e anche eventualmente dovessero migrare verso l'Africa. È un esperimento perché purtroppo animali che sono stati catturati e detenuti a lungo tempo, tra l'altro catturati in Turchia, quindi hanno una rotta migratoria, se l'hanno mai compiuta, diversa da quella che dovranno fare qui in Italia. Però c'è questa speranza, quindi il sistema satellitare è molto costoso ma ci permetterà di seguirle anche se dovessero partire dal parco e speriamo, la nostra speranza è che facciano effettivamente la migrazione verso l'Africa e poi tornino l'anno prossimo per nidificare. Questa sarebbe la speranza maggiore. Comunque noi guardiaparco le seguiremo anche se dovessero avere eventuali difficoltà o problemi qui all'interno del parco e saremo pronti a intervenire anche per soccorrerle quando si allontaneranno da questa zona. Ci saranno delle tecniche particolari per liberarle? La liberazione è molto semplice, essendo animali che sono stati tenuti sotto sequestro ma nella struttura come lo zoo, ovviamente sono animali che sono abbastanza abituati a vedere i visitatori del bioparco e quindi non hanno particolarmente paura dell'uomo, quindi semplicemente apriremo il cancello di questa piccola voliera che serviva soltanto a farli ambientare, dopodiché avranno a disposizione questo piccolo recinto, però un recinto aperto, quindi gli animali potranno volare, però noi continueremo a mettere del cibo in modo che fino a che non si saranno abituate ad andare a catturarsi il cibo come i pesci o le rane o topolini o piccoli crostacei, la loro alimentazione naturale che possono trovare in abbondanza in questa zona, noi però continuiamo a dargli cibo fino a che non saranno in grado di fare da soli. Noi siamo abituati più a vedere cicogne bianche, le cicogne nere sono rare o è difficile vederle qui in Italia? Allora, le cicogne entrambe sono abbastanza difficili da vedere in Italia perché purtroppo in Italia un po' la persecuzione, un po' la distruzione degli habitat ha fatto un po' sparire questi due bellissimi animali, però calcolate che la cicogna nera è molto ma molto più rara a livello mondiale della cicogna bianca. La cicogna bianca si riproduce con una certa facilità e addirittura nidifica sui tetti delle case, la cicogna nera invece è molto più schiva, nidifica soltanto in posti veramente impervi o sulla cima degli alberi o addirittura in qualche caso anche su roccia, su zone rocciose, però sempre in zone veramente molto impenetrabili, per questo è molto meno conosciuta, è molto schiva, ha molta più paura dell'uomo rispetto alla cicogna bianca.
E allora aspettiamo di vedere la liberazione più tardi. Grazie e buon lavoro. L'iniziativa, direi tutti quanti fare un applauso e di fare gli auguri a Fulvio Fraticelli che oggi fa il compleanno. Mi sembra doveroso. Non diciamo l'età perché l'età. Esatto, quale miglior modo per un naturalista per festeggiare il suo compleanno che liberare due cicognere? No, in modo molto semplice come il nostro costume. Oggi facciamo questa iniziativa che unisce il Parco di Bracciano e il Bioparco. Con un significato molto profondo, la liberazione di due cicogne nere che sono state sequestrate dalla forestale consegnata al bioparco diverso tempo fa, quindi ringraziamo anche il Corpo Forestale dello Stato, vediamo qua due rappresentanti in rappresentanza del comandante generale, Cesare Patrone, e queste cicogne sono state curate, sono state rimesse in sesto all'interno del bioparco. E oggi noi vogliamo liberarle perché? Perché vogliamo dare un significato profondo a questa iniziativa, il significato che gli zoo, che i giardini zoologici moderni non sono soltanto delle strutture dove far vedere gli animali, non sono soltanto dei luoghi di divertimento. Oggi i giardini zoologici da 3 anni a questa parte, ringrazio il direttore Tullio Scotti che è qui, noi ci stiamo profondamente trasformando sempre più in questa direzione, sono delle strutture che fanno ricerca scientifica, che fanno educazione ambientale, che fanno conservazione della natura e delle specie minacciate di estinzione. E oggi questa iniziativa lo sta a testimoniare. L'abbiamo già fatto con il coccodrillo cubano, il famoso coccodrillo del Papa, continuiamo a farlo con le cicogne e continueremo anche, se le condizioni lo consentiranno nel futuro, con altre specie animali. Noi vogliamo insegnare ad amare la natura, convinti come siamo che si può proteggere soltanto quello che si ama e che si conosce. Pertanto benvenuti a tutti quanti, ringrazio anche il mio commissario Stefano Stefanelli, del commissario del parco che è qui con noi, ringrazio Alberto Ramadori, il proprietario di questa bellissima tenuta che con affetto, che con passione ha voluto ospitare queste nostre amiche cicogne. Le cicogne fra poco saranno liberate, adesso ci saranno Fulvio Fraticelli e Guido Baldi che vi spiegheranno il senso scientifico di questa iniziativa. Grazie e buon divertimento. Buongiorno a tutti, sarò rapidissimo, non voglio solamente annoiarvi con disquisizioni ornitologiche, cercherò di parlare più con i bambini, quindi cercherò di adoperare i termini più semplici possibili. Le cicogne nere sono dei grandi viaggiatori, sono degli animali che hanno la capacità di fare dei voli lunghissimi, che nidificano in Europa e in Asia e poi durante l'inverno, quando le temperature non sono più buone, volano per migliaia di chilometri, alcune vanno in Africa, altre se ne vanno in India, in zone oppure in Cina dove la temperatura è migliore. Durante uno di questi viaggi
Queste cicogne sono state catturate in Turchia, sono state catturate da un bracconiere, da una persona che commetteva un atto illegale, che faceva qualche cosa che non doveva essere fatto. È stato un vero e proprio furto alla natura. Sono state tolte due animali che dovevano svolgere un ruolo, che avevano il diritto di vivere liberi, ma che devono anche avere un ruolo nell'ambiente, perché devono essere quelli che mangiavano le rane, le bisce, i pesci nelle zone dove si andavano a fermare, ma che purtroppo potevano anche rischiare di diventare loro delle prede, perché le cicogne nere, come tutti quanti gli animali, possono essere sia predatori che prede. Una volpe potrebbe tranquillamente essere in grado di catturarle. Durante questo viaggio è stata questa cattura, e ancora peggio ha fatto questo italiano che, commettendo un altro reato, le ha acquistate, le ha portate nel nostro paese senza avere nessuna autorizzazione. Grazie appunto agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, al servizio CITES. La CITES è quella struttura che controlla proprio il commercio degli animali e delle piante, che deve essere controllato, perché tante specie non possono essere vendute, non possono essere controllate. Grazie a loro è stato fatto un sequestro e adesso finalmente questi animali potranno tornare a svolgere un ruolo nell'ambiente, un ruolo che non è detto che debba essere assolutamente tutto quanto rose e fiori, perché di fronte a loro troveranno sicuramente un clima che delle volte non potrà essere idoneo, troveranno il caldo, troveranno il freddo, troveranno probabilmente la sete, la fame, troveranno i rischi di una predazione, però torneranno a essere delle cicogne nere, delle cicogne che svolgeranno il ruolo che devono svolgere questi animali nell'ambiente. Sicuramente rischieranno, però mettendo sul piatto della bilancia una vita tranquilla per altri 10 anni, chiusi in una voliera, senza svolgere nessun ruolo nell'ambiente, e i rischi di lasciare libere, penso che non ci siano dubbi, sia da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista biologico, da che parte penda il piatto della bilancia. Possiamo soltanto augurargli buona fortuna, ce l'abbiamo messa tutta per dargli le condizioni migliori per essere seguite e controllate, e poi casomai Guido vi spiegherà un attimo con che sistema riusciremo a controllarle. Grazie alla disponibilità dei proprietari di questo posto, della famiglia Ramadori, che sono stati una gentilezza squisita, siamo riusciti a costruire questo piccolo recinto in riva al lago, dove loro decideranno cosa fare. Non sarà una liberazione che ha aperto la gabbia così spalancheranno le ali e voleranno via. Decideranno loro cosa fare, cammineranno in questo recinto, cominceranno a cercare cibo in maniera autonoma. Grazie a Guido Baldi, grazie a tutti quanti il personale del parco, e sono realizzato anche un piccolo recinto in acqua dove sono stati messi dei pesci vivi che svolgono il ruolo di preda. Uno dovrebbe commuoversi anche per i pesci, però ci si commuove di meno per il pesce, e che speriamo che le cicogne riusciranno a prendere come alimentarsi. Quindi buona fortuna alle cicogne, e qui adesso vi spiego un attimo i meccanismi per poterle monitorare. Allora, salve a tutti. Rapidissimamente qualche accenno su come verranno seguite queste cicogne. Avete visto che sulla schiena hanno una sorta di zainetto, è uno zainetto che in realtà è un sistema di radiotracking satellitare munito di un pannello solare, quindi andrà avanti per molto tempo. Serve perché le cicogne fanno delle lunghe migrazioni, potrebbero arrivare in Africa, quindi per poterle continuare a seguire. Ci servirà nella speranza che migrino, che quindi tornino in Africa e poi per tornare ancora in Italia, magari per nidificare l'anno prossimo proprio in questa zona, ma ci serviranno anche con i colleghi, cercheremo di seguirle per evitare che possano incorrere in qualche problema e quindi eventualmente anche per soccorrerle. Abbiamo preparato un piccolo video nel quale potete vedere una serie di cose molto interessanti che le nuove tecnologie permettono sulle cicogne, non solo di seguirle in queste lunghe migrazioni, ma anche questo video è composto di immagini che potete trovare anche voi sul web, e sono immagini molto particolari. Non penso che servano molto i commenti, ma dicono molto di più di tanti studi sulle cicogne. Ne parlavamo proprio stamattina con Fulvio. Questi sistemi di webcam e sistemi di piccole telecamerine permettono di raccogliere delle immagini magari non di altissima qualità, ma vedrete molto interessanti sul comportamento di questi animali. Faccio partire il video, dura 10 minuti e eventualmente poi lo possiamo commentare insieme. Qui vedete le loro rotte migratorie, normalmente possono passare sia dal Bosforo che da Gibilterra, però un piccolo numero anche nel canale di Sicilia e quindi lo stretto di Messina.
qui vedete una costruzione del nido, la cicogna nera fa nido sia sugli alberi che in ambienti rocciosi. Sia di rami che poi di muschio. Questo invece è un nido in Italia, una delle poche nidificazioni in Italia. Mi pare che si calcoli che adesso siano 9 le nidificazioni attive in Italia, 12 aumentano. La prima è stata nel 2004 in Piemonte, il parco del Monte Fenera. Qui vedete l'accoppiamento, aveva già deposto un uovo. Queste sono immagini di quest'anno in Basilicata, in un parco della Basilicata. Molte di queste immagini sono nell'est Europa, perché in quella zona c'è una popolazione abbastanza seguita dai ricercatori. Qui vedete i tre pulcini appena nati, proprio di pochi giorni. Ripreso ovviamente con una telecamera di infrarossi, e da qui il famoso detto martoriare una martora, che lo sta facendo una cicogna nera che ovviamente difende il suo nido. Queste sono immagini assolutamente uniche. Thank you.
eccezionale che la martora continua a disinteressarsi, cioè la fame è talmente tanta che nonostante le beccate continua a mangiarsi tutte le uova. Questo finale pazzesco, la martora che cade al nido. Oh, qui sono immagini, abbiamo un po' discusso se metterle o non metterle, sono immagini molto forti, e soprattutto magari per i bambini, ma vedete non è cattiveria della cicogna nera, ma è proprio per dare una speranza agli altri due, ne deve sacrificare uno. Cioè, l'infanticidio purtroppo è un aspetto della vita di una giovane cicogna che viene sacrificata per sfamare i fratelli. Anche queste sono immagini assolutamente inedite e particolarissime. Io ho messo soltanto un piccolo estratto, ma si vede tutta la sequenza iniziale nella quale la cicogna sembra esaminare i tre piccoli, li esamina fino a che non decide quello che è più debole da sacrificare per sfamare gli altri. Qui sembra che se lo mangia lei, in realtà è un modo probabilmente per soffocarlo e poi lo rigurgita per i piccoli. Un altro attacco particolare, è un'immagine curiosa, un'aquila reale che cerca di pregare una cicogna. Purtroppo queste invece sono immagini connesse al bracconaggio sull'isola di Malta, e qui finiamo un po' con una speranza, cioè tornare a volare, che è quello che speriamo facciano le nostre cicogne che stiamo per liberare. Ok, il video è finito, quindi penso che ci possiamo spostare all'esterno e vedere cosa fanno le nostre cicogne.
Sì, è un momento molto importante, soprattutto da un punto di vista educativo e comunicativo. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa tra Parco di Bracciano e Bioparco proprio per dare un senso particolare alla liberazione di queste cicogne. Oggi i giardini zoologici non sono più soltanto delle strutture di divertimento dove far vedere gli animali, ma sono, e il Bioparco lo sta facendo, si sta trasformando in questo, delle strutture che fanno educazione ambientale, che fanno conservazione, che fanno ricerca e, laddove è possibile, riportano gli animali in libertà. Noi non siamo degli aguzzini, non siamo delle strutture di detenzione come tanti contrari agli zoo dicono, siamo delle strutture dove gli animali stanno bene, ma che vogliono riportare gli animali in libertà laddove è possibile. E oggi ci siamo riusciti. E quale miglior collocazione per due rare cicogne nere che essere liberate all'interno di un parco bellissimo alle porte di Roma, il Parco Regionale di Bracciano e Martignano, che da oggi è diventata la loro nuova casa. Ma dopo 6 anni di detenzione, non può rappresentare un pericolo per delle cicogne tornare in libertà? Ma le cicogne sono state riabilitate con attenzione dai nostri tecnici e, come è stato possibile vedere, le cicogne nel momento in cui è stato aperto il recinto sono subito volate via, mostrando quindi anche un benessere complessivo. Poi inizialmente le cicogne saranno libere di scegliere se rimanere all'interno del recinto che è stato loro allestito dalla proprietà di questa struttura tenuta Polline, che ci ha ospitato con generosità e compassione, e quindi saranno pienamente libere di scegliere il loro destino. Qui potranno essere nutrite e accudite, oppure potranno nuovamente prendere la loro strada e andare alla scoperta del mondo. Presidente, perché le cicogne si trovavano qui al Bioparco? Erano state sequestrate dalla forestale 6 anni or sono a causa di alcuni illeciti, erano state acquistate illegalmente, maltrattate, e quindi sono state portate da noi per essere accudite e per essere come è stato fatto oggi, rimesse in libertà. Si è scelto il parco qui di Bracciano per quale motivo? Perché non un altro parco? Ma fondamentalmente perché è un parco vicino Roma, perché è un parco che ha 2 laghi molto belli e quindi è un habitat che meglio, come dire, si confà alle caratteristiche delle cicogne nere. Nei paraggi di Roma un posto come questo era il migliore per poter ospitare, per dare una nuova casa alle cicogne. Avete già liberato altri animali? Non proprio una liberazione in natura, perché come potete immaginare liberare un animale in natura dopo che è stato per parecchio tempo in cattività è molto delicato ed è un'operazione molto difficile che richiede particolari cure e particolare preparazione. Quindi la liberazione in natura non c'è mai stata. Recentemente abbiamo restituito allo zoo della Havana il coccodrillo cubano, il coccodrillo del Papa, che è stato riportato nella sua terra natale a Cuba, però rimane all'interno di una struttura zoologica, poiché era un animale, come dire, che era stato maltrattato negli anni in cui era stato detenuto illegalmente da un cittadino a Cremona e pertanto era cresciuto male, insomma non era un animale che poteva essere ovviamente rimesso in libertà. Cosa vi augurate con la liberazione di queste cicogne? Che cosa può avvenire in futuro? Ma noi principalmente ci auguriamo per loro che vivano bene, che siano bene, che riacquisiscano la loro vita di cicogna in libertà, ma soprattutto ci auguriamo che sempre più le autorità, le istituzioni si accorgano del ruolo fondamentale dei giardini zoologici nella nostra società, non solo per il divertimento, per la cultura, per l'educazione, ma per la conservazione della biodiversità e per la tutela delle specie minacciate di estinzione. Noi non possiamo difendere la biodiversità se non abbiamo delle strutture zoologiche dedicate a questo. Direttore, hanno mai nidificato queste cicogne? Beh, in realtà hanno fatto diversi tentativi, però pur essendo mantenute nella voliera d'alto volo, dove veramente insomma potevano librarsi in aria e poter continuare a volare, avere delle condizioni ottimali, non c'è mai stato un successo di nascite. Quindi la nostra speranza è proprio quella di, avendole liberate, riportate in una condizione per loro estremamente naturale, quella di avere un
progetto di nascita e quindi sarebbe veramente eccezionale, perché peraltro ci sono stati già dei casi qui in vicinanza di cicogne nere che hanno fatto il nido, e noi siamo convinti, essendo una coppia, che possa essere nel loro habitat, in un ambiente così favorevole, anche possibile questa riproduzione addirittura delle nascite. Addirittura abbiamo visto che le cicogne sono dotate di un radiocollare, quindi questo significa che verranno seguite poi? Sì, abbiamo proprio voluto dotarle di un piccolissimo strumento, un GPS, che ci consente di poterle monitorare, anche se nel periodo magari più freddo decidessero di andare in Africa, in India, addirittura in Cina, avremo la possibilità di proprio monitorarle e controllarle, sapendo sempre dove sono arrivate, quanti chilometri hanno fatto. Sono degli animali straordinari che sono abituati a viaggiare per anche migliaia e migliaia di chilometri. Per cui è proprio un obiettivo importante, scientifico, quello di poter ristabilire dove possono arrivare, dove vanno anche a svernare. Qual è il compito del bioparco in tutto questo, anche rispetto alla cultura che deve essere trasmessa? Beh, il bioparco, oltre a fare veramente progetti di conservazione, avere la possibilità di insomma, dotarsi di anche progetti di proprio sviluppo di animali sequestrati, che è uno dei compiti che oramai si svolge da tanto tempo al bioparco, quello di poter addirittura riconsegnare in natura. Pensate che abbiamo fatto dei progetti anche sulla testudo vietnamita, che adesso viene considerata estinta, proprio perché la frammentazione dell'habitat, la distruzione degli ambienti, delle valli del Mekong, non consente più il mantenimento di queste testuggini. Beh, noi siamo riusciti a riprodurre e c'è proprio la possibilità, il tentativo di reintrodurre in natura anche questa specie che adesso viene considerata praticamente estinta. Quindi è un grandissimo progetto ed è un elemento di educazione ambientale per i bambini, per le scuole, per il pubblico, di altissimo valore di conservazione della biodiversità. È la prima volta che il bioparco ospita delle cicogne nere? Sì, abbiamo avuto altre specie, ma le cicogne nere ci sono state portate come oggetto di questo sequestro proveniente dal sud Italia nel 2006. Non ci sono stati altri esemplari di cicogne nere. Hanno avuto bisogno di cure particolari o un'alimentazione particolare? Assolutamente sì, ci sono state delle necessità di... come facciamo spesso con tutti gli animali oggetto di sequestro, perché sono sempre molto sofferenti e hanno anche delle difficoltà di proprio metaboliche. Abbiamo uno staff medico veterinario, ne sono particolarmente orgoglioso, peraltro sono anch'io un veterinario, quindi stimolo fortissimamente i nostri colleghi del parco a incidere nel dare il massimo della qualità della vita ai nostri animali, e quindi un raggiungimento del benessere proprio per poterli rimettere in condizioni ottimali. Come direttore del bioparco, che cosa si augura sia per le cicogne e sia per tutti gli altri animali? Ma riuscire ad avere una maggiore capacità di penetrazione nell'utenza, nella cittadinanza, nello Stato italiano, proprio per poter riuscire a raggiungere quei livelli, quegli standard anche diciamo nell'immaginario collettivo, che sono un qualcosa oramai invece estremamente acquisito in tutta Europa. In Italia abbiamo ancora una certa difficoltà nel dare un'immagine d'eccellenza alle strutture zoologiche, soprattutto moderne, con questi obiettivi. Calcolate che Berlino fa 3 milioni di visitatori, ma anche Tokyo, Amburgo fa 1,8 milioni. Noi facciamo tantissimo perché superiamo i 650.000 visitatori, però la città come Roma potrebbe tranquillamente superare il milione, forse raggiungere
le sue consorelle, Vienna, Londra e quant'altro. Questo è un obiettivo che ci piacerebbe veramente conseguire. Dottor Stefanelli, perché si è deciso di liberare le cicogne proprio in questo parco? Le cicogne è nelle nostre speranze, come preambolo, che ritornino nel loro luogo di origine, quindi in Africa. Questo sarà un monitoraggio al quale presteremo molta attenzione, ed immaginavamo che questo percorso a ritroso per ritornare nei loro territori potesse partire da questa bella zona, in modo che con l'occasione si poteva anche organizzare un evento per far conoscere ancora di più e meglio la bellezza di questo territorio. Il parco di Bracciano ha delle potenzialità anche turistiche che devono essere sfruttate, quindi eventi ed occasioni come queste penso che possano essere un po' lo specchietto, la cartolina, così da poter presentare a tutti, in modo che possano conoscere, come ripeto, le bellezze di questo territorio. Come si gestisce un parco così fortemente antropizzato e quali sono i problemi a cui si va incontro? Mi fa una domanda alla quale posso dare una risposta abbastanza fresca, perché in questi giorni stiamo parlando con gli agricoltori e con coloro che gestiscono i territori di Valle Pegarello e Cerelle, i quali hanno i problemi della fauna selvatica che stanno creando purtroppo una quantità enorme di danni. Parlo in particolare degli ungulati, del problema ormai divenuto problema dei cinghiali, che sono diventati ovviamente incontrollabili, in quanto ed oltre al fatto che la razza maremmana, che era quella che abitava originariamente questi territori, è stata soppiantata da altri tipi di cinghiali che sono stati introdotti nelle varie riserve, i quali raggiungono dimensioni ovviamente enormi e hanno due cucciolate l'anno invece di una come originariamente erano valeva la regola per i nostri cinghiali maremmani. Quindi stanno facendo dei grossi problemi in relazione alla gestione della fauna selvatica. Anche purtroppo incidenti stradali ovviamente stanno verificando, abbastanza pericolosi, non l'ultimo ieri, devo dire. E quindi come pensare poi di agire a questo punto? Ma abbiamo fatto un gruppo di selettori che possano aiutare i guardiaparco nella gestione, nel proporre un riequilibrio della fauna selvatica. Questo è diventato un problema veramente urgente. Quali sono le bellezze e le peculiarità del lago di Bracciano? Dove siamo già qualcosa possiamo notare, insomma, ecco, il lago di per sé insomma, è già un'attrazione importante ed è veramente molto bello. Immagini che è uno dei parchi regionali che ha più verde degli altri parchi, immagini che il 30% dell'intero territorio del parco è bosco, il restante 30% è acqua, quindi il lago di Bracciano e il lago di Martignano, e il 30% sono questi piccoli paesi che sono diventati una perla, ha delle piccole perle, forse anche in rapporto al fatto perché stanno all'interno del parco. Sono in compagnia dell'assistente del Corpo Forestale dello Stato, Saltaformaggio Bernardo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, oggi sono state liberate due cicogne nere che sono state sequestrate nel 2005. Ci può spiegare un pochino come è avvenuto questo sequestro? Allora, questo sequestro è avvenuto grazie ad un controllo che hanno fatto i colleghi della CITES di Ancona in un portabagagli di una macchina di una persona tedesca. Sono state ritrovate delle uova in incubatrice di capovaccaio e di cicogna nere. E le indagini su questa persona hanno portato, diciamo, dei riscontri con una triangolazione in poche parole di persone austriache, tedesche e svizzere. Hanno messo su, diciamo, un traffico illecito di animali, diciamo, selvatici e protetti. Questi si è fatto l'indagine appunto sul tedesco e da qui si è visto che aveva una proprietà in Puglia e lì sono state trovate delle voliere e all'interno si è stato fatto un maxi sequestro di 182 rapaci con la collaborazione della CITES centrale della regione Lazio, quindi della CITES regione Marche, della Puglia dove che sono state trovate e della Sicilia. Ci può spiegare quali sono i compiti del Corpo Forestale dello Stato? Guardi, noi come Nucleo CITES ci occupiamo appunto dell'applicazione della Convenzione di Washington, quindi della Convenzione CITES che è stata fatta nella Convenzione di Washington, che è stata fatta nel 73, e nel 73 poi ratificata in Italia nel 75 e resa operativa nel 79. Abbiamo 28 servizi di CITES territoriali che fanno certificazione di reimportazione e importazione di animali protetti, invece 24 nuclei, diciamo, nuclei operativi CITES che sono presenti in collaborazione con tutti i nuclei doganali, diciamo, dei porti e degli aeroporti.
nei controlli, appunto, lì vengono controllate per l'AMI, quindi la convenzione di Washington, CITES, si occupa appunto del traffico, quindi del commercio di parti di animali e animali, diciamo, protetti. Se un cittadino si accorge che magari un suo vicino ha un animale esotico particolare, come può contattarvi? Si può rivolgere al più vicino comando forestale, diciamo, di zona, oppure contattare il 1515 e lì metterà in contatto con, diciamo, col nucleo CITES più vicino, che svilupperà le indagini e si informerà sul fatto, oppure anche tramite il sito internet può prendere i nostri indirizzi o contatti, numeri telefonici e contattarci. Buon lavoro. Grazie. Le cicogne sono state liberate e hanno spiccato il volo. Dalla tenuta di Polline è tutto. Michela Cossidente per HTO, tenuta di Polline sul lago di Bracciano. Che cosa augurare a queste cicogne? Un buon viaggio.